Bello a tutti ragazzi, benvenuti in questo video su Enermi Tanto. Oggi vediamo come ottenere l'Alistar, che serve la Wonder Weapon Revolver della mappa Notte dei Non Morti del DLC 1. Innanzitutto dovremo aver sbloccato il manufatto che si trova nella sala principale salendo quelle scale qui. Giriamo a destra e lo troviamo subito qua. Vabbè, adesso io l'ho già attivato, quindi non c'è. Passiamo ora a dove si trova questa Wonder Weapon. La Wonder Weapon la si può trovare nella cassa, semplicemente come tutte le altre Wonder Weapon, o altrimenti, scusate, la si trova qui nella biblioteca. Servirebbe un ferro parecchio potente. Soltanto chi dice tieni premuto quadrato per inserire il codice. Il codice è formato da queste lettere qua, che sono di diversi colori. Iniziamo a vedere quella del cimitero, che sarebbe quella di colore blu. Dalla biblioteca saliamo di sopra, apriamo le porte e ci troveremo al cimitero. Cimitero, possiamo trovare la lettera in diversi punti. Oh, il classico. Iniziamo a partire da destra. A destra, dove c'è questa scalinata, la si trova qui come state vedendo a video, che è una specie di W, una X, come la volete chiamare, è uguale. Prossimo è là sopra, qua, oppure dove c'è la tomba del leone. L'ultimo, infine, lo si può trovare, gli ultimi due scusate, si può trovare qui, su quella tomba lì. Quindi andiamo a vedere quale simbolo era la X blu, la WX e quel che l'è, insomma, e la andiamo a inserire là sotto alla biblioteca. Come vedete, queste qui sono tutte le lettere che vi possono spawnare: la X, la A, la D, la Z e basta. Ora passiamo al prossimo, che sarebbe il simbolo giallo. Andiamo dalla sala principale al lato nord, apriamo la porta per andare alla foresta, al terrazzo della foresta. Mi lascia qui perplesso. Abbiamo un bel po' di punti. Il primo può essere dietro quel cespuglio lì. Prossimo, come state vedendo a video, che è la D gialla di sotto. Prossimo può essere là in fondo, su questo lato, oppure su questo in parallelo, oppure può essere su quella colonna lì dove c'è quella finestra. È sempre di colore giallo. Dalle mie parti non porgiamo l'altra guancia. Ora andiamo a vedere subito le altre e poi le inseriamo tutte insieme. La prossima la si trova qui al corridoio est per andare alla sala da pranzo. La si può trovare come vedete qui in alto, quindi subito a sinistra. Oppure aprendo quella porta qui la possiamo trovare su quel muretto lì. Non è corretto entrare nelle camere altrui senza chiedere il permesso. Sì, lo so, combattiamo orde di cadaveri e io mi preoccupo di queste sciocchezze. E l'ultimo punto in cui possiamo trovare questa lettera rossa è alla cantina dei vini. Apriamo la porta sotto alla sala principale. Speravo di trovare la troviamo qualche bottiglia di whisky qui sotto. Il vino mi dà la testa. Sopra quei barili lì, in quel punto. Passiamo ora all'ultimo simbolo, che lo si trova alla serra. Abbiamo diversi spawn del simbolo. Può essere qui, un simbolo verde comunque. Apriamo il cancello. Il giardino, io per la maggior parte delle volte l'ho trovato dentro questa casetta qua, in quel punto, oppure lì. Poi lo possiamo trovare fuori da questa casa qua e in quel punto lì, oppure in quello lì.
quindi la X verde. Sì, la X verde. Adesso ora andiamo a inserire tutti, un bel corso accelerato sul tutti i simboli, quindi X verde, di rossa e di gialla, gli ultimi che mi erano rimasti. E faccio vedere tutta la strada in modo tale che chi non ha ancora imparato la mappa possa vedere tutto il percorso senza dire ma dov'è che è andato quello. Quindi andiamo in biblioteca e inseriamo i codici. Interagiamo qua ed eccoci qua la nostra follia di Alistar. All'inizio è una semplice pistola, fa i colpi esplosivi e anche se teniamo premuto il grilletto non farà niente. Se nel caso dovete fare biglietto da visita degli zombie uccisi con gli esplosivi, questa è la pistola ideale perché ve li conta. Ebbene ragazzi, abbiamo fatto questa Wonder Weapon, che ripeto la potete trovare benissimo anche dalla cassa. Nel prossimo video vedremo come fabbricare i proiettili d'argento, per poi andare a potenziare nuovamente questa pistola qua. Quindi ragazzi, io vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto, vi invito a condividere questo video con tutti i vostri amici, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e se avete bisogno di fare easter egg sui code precedenti, su Blood of the Dead piuttosto che altre mappe, io sono disponibile, mandatemi la richiesta d'amicizia a Dinamitanto con su un messaggio che avete visto il video e che vi siete iscritti. E io ve l'accetterò e poi ci potremo organizzare su quando fare l'easter egg. Detto ciò ragazzi, vi ringrazio e ci vediamo alla prossima.